supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Così ti impari me. Oxidamba. Così ti impari. Oxidamba. Come disse un vecchio saggio di Atene, così ti impari. Ma dai, ma dai, Socrate lo disse. Così ti impari me. Oxidamba. Così ti impari. Oxidamba. Quante cose scopriremo insieme su Telepari. Veramente, sciacchio. Se Pirandello fosse nato in via Manzoni, se i meteoriti fossero piccoli chiangoni, così ti impari su Telepari. Se Ulisse avesse fatto tappa pure in Puglia e avesse fatto innamorare una di Genie, così ti impari su Radio Bari. In TV, in radio e sui social. E su Elchio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi ho fatto l'entrata tipo il fantasma dell'opera. Oh, seduti, seduti, Socratino seduto, seduti. Benvenuti, benvenuti, 28ª puntata di Così ti impari. Così ti impari. Bellissima questa sigla che ha scritto, l'ho scritta io. Madonna, ti dici bellissima da solo. Inizi male la puntata, troppo autoreferenziale. Allora, innanzitutto salutiamo i nostri sponsor, i supermercati DOC e Famila, e poi facciamo l'appello, perché oggi voglio entrare subito nel vivo della questione. Settimana dantesca dedicata al grande Alighieri. Allora, la Vopa, sì, lo Russo, sì, Maggi, Chicco, Semplice, sì, stanno lì. Gonnella, Gonnella, sta Gonnella, buongiorno Gonnella, buondì. Ho anche De Samdi, buongiorno De Samdi. E Paolo Gentile, c'è Paolo Gentile, lo vedo, lo vedo. Buongiorno a tutti, la nostra classe super interattiva e anche un po' iperattiva, che per parlare, di intervenire, deve alzare sempre la mano, perché io vi guardo, vi vedo, ok? E voi che ci seguite potete intervenire allo 080 501 46 68, oppure se volete potete mandare un messaggio vocale allo 080 501 99 98. Così ti impari. Così ti impari. Telepari. Questo finale sembra proprio un piffero. Telepari. Ciao, ciao piccolo, ciao piccolo, il nostro piccolo ascoltatore Alessandro. Allora, vediamo un po', oggi dove eravamo rimasti ieri con Dante? Eravamo rimasti al fatto dei primi dannati, anzi no, eravamo già arrivati alla metà, giusto De Samdi? Eravamo arrivati già a metà dell'inferno, mi fate già una bella camminata allora. Siamo, oh, sì, sì. Benissimo. E mentre io con la mia bella panda cerco parcheggio in centro, mia moglie al mio fianco si scanda per tutte le gasteme che getto. Volano leggeri per l'aria tutte le meghe, puntini, puntini, che lei stava a tappare le orecchie. Una smart ficcata sotto sotto mi crea un'illusione, io scamo a dirotto. Avrei voluto optare per il 2 sbarrato, ma alla fermata cipinato, 3 ore ho aspettato. La soluzione è dinanzi a me. È inutile girarci attorno, ma perché? Tanto non bisogna prenderla da 3-3-3. Vuoi venire in centro? E vieni alla Pate. Questa è del professor Lo Russo, che cioè, è mia, però. Sono versi inediti di Dante, che io ho ritrovato in collaborazione con il professor Lo Russo Chiangone. Allora. Intanto, continuiamo appunto con la Divina Commedia. L'inferno non è altro che una specie di cono rovesciato che va verso terra, capito? Un scartuccio di un gelato, praticamente, è così detto volgarmente. Si distingue in 9 cerchi, i quali nel corso del viaggio si trovano i vari dannati con le varie gravità. Allora, passata la selva e l'antiferno, abbiamo il limbo, ok? Il limbo che... Gonnella, io lo sapevo, perché queste cose sono a rischio con te, capito? Ogni volta che io pronuncio, io già so che succederà qualcosa. Non l'im del matrimonio, c'è. Sei andato a matrimonio?
Ti auguro di essere invitato a un matrimonio. Oh, così devi mettere i soldi nella busta. Che ormai augurare di invitare qualcuno a un matrimonio è avere una cattiva notizia. Mamma me. Oh. Anche i matrimoni pugliesi ormai diventano a proposito di inferno infernali, eh? Stanno tutti i peccati di gola dentro un matrimonio. Gola, acidia nel senso proprio di acidità. Sto scherzando. Comunque, superati questi passi, si entra nell'inferno vero e proprio, dove abbiamo trovato i lussuriosi, i peccatori di gola, ieri il canarut, gli ignavi, che sono un po' quelli che non danno né di aglio né di cipolla, che sono quelli che ieri il grande Felice Alloggio definì il cafage, la monge e la ponge. Quelli sono gli ignavi, la monge, che mungono e ti pungono. Mungono, una carezza, capito? Quelli che non sono molto affidabili. Attenti a chi fa la monge e la ponge, che non è una marca di profumo francese, ma è un bruttissimo difetto puglio lucano nostrano. A proposito, allo 080 501 46 68 oppure allo 080 501 99 98 per i vostri messaggi vocali, oggi vi chiediamo: ma Gastame, visto che troveremo i bestemmiatori, la Gastame, sapete da dove deriva? Dite un po' di Gastame voi? Penso proprio di sì. Che modi di dire, no, che modi, vattene, gentile, che modi di dire usate per definire le persone cattiva? Un dialetto anche italianizzato, oppure vecchi termini ormai che non si desueti, che non si conoscono più. Va bene? Attendiamo con ansia. Allora, l'inferno era come un cono gelato conficcato al contrario, quindi, come ho detto, un scartuccio alla Mers. Più tu scendevi, più tu trovavi i pieni di sivo. Dante s'acchiò in mezzo a certi personaggi, stretti di petto, per non dire un'altra parola, scialacquatori, quacquaracqua, quattfasci, bochard, zvus, canaruti, diavoletti pieni di cornette, tutti un sopowalt. Una situazione veramente, sembrava il Grande Fratello, prima delle nomination. Avete presente la folla che si crea il sabato in mezzo alla piazza Via Nicolai? Così, oppure il giorno 23, all'antivigilia, madonna, non vedo l'ora che arriva Natale, madonna, che bello, a me mi piace Natale. Così era l'inferno, va bene? Oh. Noi siamo arrivati ieri al settimo canto, dove sono puniti appunto gli avari e i prodighi. Chi sono i prodighi? Mo deve mettere un pezzo. T'avevo già capito, i prodighi. Meno male che ho usato bene il plurale. Oh. Pluto, evitiamo le battute tipo è Minnie, è Topolino. Pluto, non c'entro, che vi metto due, mo in questo momento. Chi fa questa battuta disneyana? Mi metto questo. Oh, Virgilio mostra a Dante i dannati, che sono divisi, lo vedo, vedi, due. Semplice, ha fatto la battuta. Due. Pluto, io lo sapevo. Pluto è una specie di lupo, non Ucan di Topolin. Che poi non lo so, l'esistenza di questo Pluto, che però è simpatico, è bello, ai bambini piace Pluto. Dicevo, Virgilio mostra ai dannati, questi dannati che sono divisi in due schiere opposte, nel senso che uno va da una parte e uno va dall'altra, al contrario, e spingono con il petto pesanti macigni. Uno sono gli avari, quindi i tirchi, e gli altri sono gli scialacquatori, i prodighi, quelli che hanno sperperato. Va bene? E intanto attorno un sacco di puzza, ufit, capito? Che poi c'è lo scioglilingua famoso della fate. Anche fate, la fate che ti è caduta nella fate, cioè ho speranza che l'anello nuziale che ti è caduto nel piatto contenente formaggio greco puzzi, questo famoso scioglilingua. Ma soprattutto, sapete un termine che si usa a Bari, città, credo si usi anche fuori, uscrzon, l'avete mai sentito uscrzon? Oppure l'scrzun? Sapete, l'scrzun al plurale, oppure uscrzon al singolare, che noi consideriamo i tirchi, però dopo, se volete, dopo la pubblicità, svegliamo un po' di etimologia, perché ha vari significati questa parola, è anche molto interessanti. Dicevo, stiamo nel settimo. Ah, c'è una telefonata, prondolo! Davide? Sì, pronto? Sono Antonio! Ciao Antonio, dimmi tutto! Allora, a me mi piace il Natale! Peccato che viene una volta all'anno, perché la tredicesima la prendo solo una volta. Se Natale viene due o tre volte all'anno, io prendo tre volte la tredicesima. Se Natale venisse tutti i mesi, avresti la diciassettesima, la diciottesima, la diciannovesima, e saresti pieno di... Pa-
Pagliax. Però avresti, saresti pieno di peccati, perché i soldi per spenderli andresti a finire nel settimo canto qua di Dante. Grazie Antonio, ciao. Ciao, ciao. In realtà Pluto somiglia ad un lupo, una sorta di custode che sbava contro Dante e Virgilio e ripete la famosa frase, famosa, Papè Satan, non Bappè, un giocatore di Paris Saint-Germain, non c'entra nulla, Papè Satan Aleppe, che non si sa il significato, giusto? Cioè è ancora ignoto, è un qualcosa di incomprensibile, la stessa frase che ci diceva a noi quando eravamo piccolini, il giardiniere, quando scavalcavamo per andare a prendere il pallone e sporcavamo con le scarpe di terreno poi il porticato, chissà che cosa significava, chissà il gasteme che ci ha detto pure a noi il giardiniere. Insomma, secondo uno studioso, Virgilio traduce questo Papè Satan Aleppe con il seguente significato: non si mette il limone sulle cozze crude. No, vabbè, questo è veramente. Non si mette il limone sulle cozze crude. Virgilio, appunto, che era di via Dante forse, ecco per questo lo sapeva. Comunque perde la bussola e si arrabbia e lo mette a cuccia. Quindi Pluto torna ad essere il cane buono di Topolino e Minnie. Ha fatto un po' di più, come si dice, ma niente da fare. Ad un certo punto queste due schiere di dannati, come abbiamo detto, si incrociano fra di loro e quindi spingono questi pesanti macini in direzioni opposte, e quindi abbiamo i SDC, cioè gli stretti di, i tirchi, con quelli che facevano sciolì sciolà. Poi le vostre nonne dicevano, ma dopo ti faccio sciolì sciolà, è un termine antichissimo per dire che ha le mani bucate, spende tutto. Allora, voi immaginatevi queste due schiere di dannati che si incrociano, sei uno stretto di, tu facci sciolì sciolà, per l'eternità, questa cosa. Quindi Virgilio in realtà vuole spiegare a Dante con questo esempio che è un brutto castigo quello di non dare il giusto peso ai beni terreni, sia che uno è troppo stretto, che per me rimane un difetto più grosso, sia uno che ha le mani bucate. Bisogna dare il giusto peso. Quindi, se sono la piccola Chiara. A proposito di sofferenze infernali, ho una richiesta da farle. Sì. Riuscirebbe a farmi da testimonial per sensibilizzare le paghette delle baby influencer? Sì, no, non esiste proprio. Il mio papi ogni week sborsa soltanto 1000 euro. 1000? Bleh! Io con questo cash non mi pago nemmeno l'ape con le mie amichette in centro. L'ape, Utre Road, non l'ape. Io ti racconto la cerchiaggine paterna. La prego, teacher, conto su di lei. Ora vado a fare una sit-in davanti a un negozio brandizzato e per protesta faccio sciopero di shopping. Bravo, e se il papi non mi aumenta il money settimanale, che fai? Giuro che entro in un discount a fare la spesa. No. Bye bye. No, non ti posso vedere tu che entri in un discount. Non ti posso vedere tu che entri in una piccola Chiara. No, no, non ci credo. Ma comunque, ma questi ragazzini oggi, veramente, il sit-in davanti a un negozio brandizzato, da presente, piccola Chiara, ti ho detto vieni accompagnato da tua madre e tuo padre, da Ririne e da Chiarone, che gli devo fare un bel discorsetto, ti stanno viziando un po' troppo, piccola Chiara, va bene, insomma, quindi non fate gli scorzoni, se trovate una bella ruota di focaccia, fatti girare, va bene, ok, perché si deve... Maestro, non mi piace la focaccia. Non ti piace la focaccia? Allora io sto dicendo che tu non sei da bar. È impossibile, è impossibile. Va bene? Allora, a chi non piace la focaccia, mo deve chiamare. Nome e cognome, che devo prendere provvedimenti. Ma ci sei stato? Ma lasciate mangiare la polenta. Allora, la sgagliozza è un'altra cosa. La polenta... però è anche buono. Dentro un ruscelletto che finisce nella palude dello Stige ci sono quindi i poveri a loro, che sono appunto quelli che si prendono a schiaffi, di cui parleremo dopo la pubblicità. Io mi inizio a prendere la schiaffi. Nelle case degli italiani la qualità dei prodotti è in pericolo per colpa di cattivo gusto. E biscrausi. Qualcuno deve prendersi cura di loro. Qualità difesa, che con i prodotti Selex rende la qualità accessibile a tutti. Selezioniamo i migliori produttori italiani e garantiamo così prodotti buoni, sostenibili e sempre convenienti. Per noi di Selex la qualità è tutto, nei migliori supermercati e anche online. Selex non racconta storie. Così ti impari in me. E giù è di chi? Seduti, riprendete posto, forza bimbi, forza!
dai! La papagna, io, tu e la papagna, io, tu e la campagna, io, tu e la papagna. 47 gradi all'ombra m'hanno scocciato, 47 volte lo scirocco m'ha sfogliato, 47 il morto che non parla e zitto zitto sta contento. Ma senti a me, ma chi t'ho fa fa? Tieni il cuore scuro scuro che non si può guardare. Ma senti a me, pinza gamba, meglio pioggia che sto sole d'infelicità. La papagna. Oh, la papagna. Ma che cos'è la papagna? Sapete cos'è la papagna? La papagna è il papavero, ma è anche la sonnolenza. Dal latino papaginem, cioè praticamente il cosiddetto... Nell'entroterra dicono, non so, upapasun, è la sonnolenza. Appapagnarsi significa appisolarsi. E Dante ogni tanto si appapagna, non nel senso che si addormenta, proprio sviene, sviene. Ai bambini, lo sapete che ai bambini davano la papagna per farli addormentare, farli smettere di piangere? E che è? I visigoti nemmeno, ma che razza di modi, va bene. Allora... Gli iracondi sono i dannati che troviamo in questo preciso canto e tra questi ci sono anche varie forme di rabbia o varie forme di modi di essere shattati, come si dice in Emilia-Romagna, gli accidiosi. E ad esempio gli iracondi si prendono a schiaffi da soli e sono quelli che magari suonava la sveglia alle 7 e si dovevano alzare, o che non trovavano parcheggio, o quelli quando il Bari perdeva, o la Fiorentina, quelli in cui la moglie entrava dentro il negozio di abbigliamento, stava per 3 ore e loro dovevano aspettare fuori. Quelli diventavano iracondi, avevano il destino segnato. E gli accidiosi invece sono quelli con la susta. Lo sapete che cos'è la susta? Il tedio, la noia, e deriva da suscitare, substare, ma anche tenersi fermo. Pensate che Pirandello in una sua novella nomina la susta, ma nel senso siciliano, cioè quello di sbuffare la susta. La susta è anche una molla, la susta è anche in italiano la stanghetta degli occhiali. A Bari e in Puglia noi lo usiamo per definire il tedio, la noia, poi il contrario del priscio. Telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sempre Jackie da Palo del Colle. Ciao Jackie, avevi avuto un'intonazione introduttiva che quasi quasi non ti avevo riconosciuto. Ma io non devo essere sempre uguale, se no sono monoto. Bravo, oh, bravo Jackie. Dimmi tutto, Jackie. La gastema, sì. Sono gli insulti, quelli sono, derivano dalla parola insulto. Sì, bestemmia. Da blasfema. Vabbè, a Palo le dico le gasteme. Non si capisce. Scendono proprio i santi, proprio interi, santi. Ma tu sei un gastematore? No. Hai smesso? No, non l'ho mai fatto. Perfetto. Allora, non hai mai usato la bestemmia come né come intercalare né come mezzo di comunicazione, giusto? No, quindi... niente. Ma e manco le mani, tra l'altro. È chiaro. Quello dovrebbe essere scontato. La bestemmia è chiaro. La bestemmia non... Chiaramente è anche brutto la bestemmia contro qualcuno, alle volte diciamo le bestemmie fine a se stessi, tra noi e noi, per poter stemperare un po' l'ansia della vita, però non si dicono nemmeno quello. Bravo Jackie. Allora, ma Jackie, da quello che sembra, tu c'hai il posto prenotato in paradiso fra 200 anni. Ma vai, non diciamo, dai, al purgatorio al massimo. Il purgatorio, bravo. E Gonnella, Gonnella me lo vedo già, no, che... No, Gonnella, vieni con me, non ti preoccupare. Gonnella, te lo porti tu. Gonnella, già lo immagino, fra 300 anni, quando busserà alla porta del paradiso, San Pietro, Gonnella, vi ci trovate da dome? Tutti, San Pietro, non faccio trasciare giù. Grazie, Jackie. Ciao, buongiorno. Ciao.
Diciamo che gli iracondi sono immersi in una lugubre palude, sono gli incazzosi, si può dire a quest'ora gli incazzosi, le capri di fiammifero che si appicciano e che nella loro vita appunto hanno avuto una vita fatta di violenza cieca e bestiale e si percuotono appunto e poi emergono dal fango, tra la rabbia, vengono mangiati dagli altri dannati. Fra questi c'è Filippo Argenti, conoscete Filippo Argenti? Anche il grande Caparezza ha dedicato una canzone a Filippo Argenti in un disco favoloso. Dante Virgilio piano piano si avvicina. Sopportato la cama 10 volte. Rispondi al mio telefono. Chi è? Non so capito. Sopportato la cama 10 volte. Rispondi al mio telefono. Ah, qualcuno che sta cercando di chiamare non risponde. E chi è? Non lo so. Buongiorno, ma... Davide, Toni, buongiorno anche a tutta la classe, in particolar modo. Buongiorno. Anche la regia. Sentivo dire legasteme, sì. In italiano sarebbero le imprecazioni. Certo. Io di quelle imprecazioni ne faccio uso in maniera smisurata, dalla notte alla sera. Beh, pure mentre dormo. Tante, buono. In particolar modo le sorelle e tante suocere. Sì. Buona giornata, Davide. Ciao, non ciao. Non interessa nulla, però mi andava di dirlo così. Ciao, ciao. No, 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 invece è utile sapere che non siamo soli nell'universo, perché la Ma buongiorno a tutti. Allora, sono io, Chicca, ovviamente. Ciao, Chicca. Allora, per quanto riguarda l'argomento di ieri, Cannaruto, anche sì. A Barletta si usa dire Cannaruto, Cannaruto. Cannaruto. Non ti sento più. E siccome io sono molto golosa, quando mangiavo qualcosa, specialmente i dolci, sì. Per esempio a pranzo non lascio la pasta il secondo, sì. Mio padre e mia nonna mi dicevano sempre che dia Ken. E poi per Ken, quanto riguarda gastimare, anche a Barletta si usa dire la parola gastimare. E io sono una che gastima molto, 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 facendo arrabbiare mia madre. Va bene. Ciao a tutti. Ciao, un Chicca. Abbraccio. Non fate arrabbiare le mamme. Non bestemmiate così tanto. Piano piano a dire le bestemmie, mi raccomando. E poi. Davide, io la nonna. Mo devo bestemmiare. No, sto che parla zitto zitto perché praticamente uno andava a nasciuto, è andato a fare il corso. Non il corso di infermiere, i corsi che si fanno, non il corso, no, che proprio andata a farsi il corso, è andata a fare la camminata con Vittorio Emanuele. A me si dice andata diciamo a farsi così. Allora, mo, visto che non ci sta, ho detto, mo, lo chiama Davide, sì. Gli dico un bel fa, tam, fuova sapere, non è nustan, capì? Praticamente, io quando ero giovane, e che ancora non lo conoscevo il nonno, sai che perché io ero una donna seria, sì. Io non ho avuto un primo lobo e del nonno. Però quando ero giovane, proprio ragazzi, avevo uno spasimanto. Lo spasimanto? Guarda che si chiamava Dante e scriveva le poesie. Sì. Madonna, volume della poesia con scritto. Sì. Se stavo scritto a Spiffa Maracata, tu sei la mia Beatrice e io sono del tuo cuore la rana pizzicatrice. Ma complimenti. C'è bella poesia che mi scrisse. Bellissima. La tengo conservata nella mia mente, nella mia bacheca del ricordo. Il bacheco, allora, il bacheco. Però a me non Dante mi piaceva, perché lui si chiamava Dante, spiego cognome con mio no, non ci interessa. Dante l'Avermico, e il soprannome è Cocoz. Sì, perché questo teneva la capa lunga, sì. Come la Cocoz, e il colorito verde, sì. Proprio verde, che pareva appunto una zucchina, una Cocoz. Allora, la prima volta che si presentò, io pensavo, ma no, è questo dove vi c'è sto marziando? L'alieno. Dove in Damart? No, è così, è di San Pasquale. Allora, guarda, disse, signora, signorina, disse, sì. Le posso chiedere la sua mano? La mano? La mia mano? Se dà a fare la mano, cioè, no, che tu mi dai? Giustamente, posso ci dai una mano. Quello voleva dire, mi voleva sposare sì. A me, capito? No. Io tanto ancora non lo conoscevo il nome. Sì. Però siccome teneva la capa di cocozza, dice, no, ehi, lascia stare. Se non vuoi scrivo le poesie. Vabbè, tu puoi scrivere tutte le poesie che vuoi. Ma ora a me deve piacere. Vuoi pure la mano? Comunque, le cose hanno shoot come hanno shoot, perché questa cosa me la ricordo con molto tenerezza, io, capito? La tenerezza. Poi mi hanno fatto conoscere il nonno, e mi sono sposato, a lui sa che si chiangono un oro. Si sposava a cocozza. Ci pensavo due volte. Vabbè.
Sapeu, vabbè che cutte nella cap di che cosa. Appunto, ten proprio la nel tip da cap, che mo non posso dire perché stiamo alla televisione. Bravo. Ciao. No, ragazzi, io non ho potuto finire, siamo rimaste. Così non andrò mai avanti. Ci vogliono 30 puntate. Comunque, ci vediamo domani e quindi mi raccomando, un saluto a tutte le cap di cacozze. Ce la va a fare. Così ti impari me. Oxidamba. Così ti impari. Oxidamba. Come disse un vecchio saggio di Atene, così ti impari. Ma dai, Socrate lo dice. Così ti impari me. Oxidamba. Così ti impari. Oxidamba. Quante cose scopriremo insieme su tele pari. Veramente, sciacchio. Se Pirandello fosse nato in via Manzoni, se i meteoriti fossero piccoli chiangoni, così ti impari su tele pari. Se Ulisse avesse fatto tappa pure in Puglia e avesse fatto innamorare una di Genie, così ti impari su Radio Pari, in TV, in radio e sui social. E ci vedi chi? Questo programma è offerto da Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Nelle case degli italiani la qualità dei prodotti è in pericolo per colpa di cattivo gusto. E biscrausi. Qualcuno deve prendersi cura di loro. Qualità Difesa, che con i prodotti Selex rende la qualità accessibile a tutti. Selezioniamo i migliori produttori italiani e garantiamo così prodotti buoni, sostenibili e sempre convenienti. Per noi di Selex la qualità è tutto, nei migliori supermercati e anche online. Selex non racconta storie.